Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente possiamo registrare lo speciale dei 50.000 iscritti. Una delle cose che ci avevate chiesto di più in assoluto era di mostrarvi le nostre postazioni con le quali registriamo. Quindi oggi faremo quello. Ovviamente, ma non solo, perché abbiamo preparato tante sorpresine per voi. Quindi ci saranno tante cose da dire e tante cose da far vedere. Stiamo utilizzando la nuova videocamera che avevamo comprato per Pokémon Go, ma visto che hanno fatto degli aggiornamenti terribili, non l'abbiamo ancora sfruttata. Quindi non abbiamo idea né dell'inquadratura né dell'audio. È proprio tutto un mistero così, va tutto potrebbe uscire improvvisato. Fighissimo, potrebbe uscire una schifezza. Iniziamo? Certo. Cosa vuoi iniziare a far vedere? La tua scrivania. La mia scrivania? Facciamo della tua, poi la mia, perché la mia è lì giù. Quindi facciamo vedere. Ma facciamo un mo' di documento. La cosa più bella sono questi. Che cosa? I biscotti di Nami. Questi sono i biscotti di Nami. Come potete vedere, questa è la scrivania di Steph, dove passa 14 ore al giorno, tutti i giorni della sua vita. Allora, facciamo un po' di ordine e presentiamo le cose. Luci. Allora, queste sono le nostre luci, questo è un ombrello e poi utilizziamo anche quelle lampade lì. Uh-huh. Alcune sono accese, alcune sono spente in base a come regoliamo le luci. Ovviamente tutto quanto joystick, allora, c'è di tutto. Questo è il joystick di Steam che abbiamo comprato non troppo tempo fa. Poi questo qua è un game capture che ci serve per registrare dal telefono. Questo che vedete qui dietro è il mixer dove sono attaccati entrambi i nostri microfoni, da cui regoliamo l'audio. Monitor, che è bellissimo, una delle cose che mi piace di più. Microfono, quello che ci vedete sempre gigantesco. E per farvi capire, questa è la mia mano, guardate quanto è grande. Tastiera, mouse, tappetino del mouse molto pulito. Il portatile da cui registriamo la mia webcam, perché altrimenti scatta, perché il mio PC non lo regge caramelle più. Caramelle di Ferenichi. Caramelle e cioccolatini di Ferenichi. Questo barattolo è davvero totalmente pieno, perché non potevano mancare. Non è vero. Poi qui sotto c'è il mio bel computer. Da qui riesco a farvi vedere un minimo quello che c'è dentro. Non so. Cioè, addirittura tutto. E volevo far vedere tutto, certo. È stato a me. Vai. È il tuo momento. Ta-da! Ma vabbè, la mia è più semplice. So. Tastiera, che come vi ho fatto vedere gliene manca metà perché è americana. Mouse. Il microfono che uso per registrare, perché ovviamente per devo sincronizzare. Questo, ma per sincronizzare devo usare anche quello. Monitor, post-it che ne uso davvero tantissimi. Tavoletta grafica per le miniature. Agenda e appunti. Telefono. Burro cacao. E poi vediamo se riesco a far vedere il tuo computer. È qua. Poverino nascosto da solo. Ovviamente queste le mie luci, questa e quella. E poi una Nami che prende il sole nel frattempo, che non interessava a nessuno. Vabbè, era per farla vedere. Allora, praticamente ci sono quattro luci accese, che sarebbero, allora vediamo un pochettino se riusciamo a farlo capire bene. Questa, poi questa qua che è per me, questa che invece è di Ferenichi, e poi c'è l'altro ombrello. In questo modo, bene o male, l'illuminazione esce figa. Poi, altre cose di sicuro a farvi vedere, questa è la libreria che vedete sempre da Ferenichi. Lì in alto ci sono tutti Naruto, la collezione è completa, un po' di pupazzetti che ci siamo regalati negli anni, lì sopra bene o male cose inutili. Qua ci sono videogiochi e il nostro amato bonsai, questo è il nostro figlio ormai. Come se fosse il nostro figlio, da quanto lo devi curare più o meno sì. Stava per morire ma l'abbiamo salvata alla grande. Siamo bravissimi. Qui c'è un po' di roba di League of Legends e poi di Nightmare Before Christmas. E poi altri manga. Qua manga. Inizia a esserci manga. Harry libri. Potter. Libri infiniti. E bene o male è basta. È la Nutella che hanno sempre commentato nei commenti. Ce la portiamo avanti ormai dall'inizio del canale, cioè giusto. Però non c'è dentro Nutella. Ok, c'era all'inizio. Però faccio vedere, quindi cosa ve lo chiedete. È il mistero dei consolini. È totalmente vuota, cioè non c'è nulla. Finalmente ho l'occasione di farvela vedere, perché tutti ve lo chiedete, ma è piena. No, era un barattolo pieno che ovviamente non ho mangiato io, perché mi è stato regalato da un negozio, conoscevo okay. I negozianti, me l'hanno regalato ovviamente quando l'hanno finito, quindi non mi sono mangiata sto barattolo. Non è vero. No, non su è, quello non sta mangiando. Mentendo, sì che l'hai mangiato. Ma sarei morta con una cosa del genere. E quindi quella è la libreria. Poi, una cosa che di sicuro non avete mai visto è questo orologio. Forse avevamo messo su Instagram una volta. No, mai. Neanche su Instagram. Mai. Comunque e non si vede perché è al lato, non registriamo. Esatto, noi lo volevamo mettere, avevamo anche fatto un test senza metterlo, però l'avevamo provato ad appoggiare qua per capire se ci stava bene a fianco ai pannelli, dato che io qua ho una parte vuota. Però non ci piaceva anche un'altra cosa, la cosa a livello estetico, e quindi l'avevamo evitato. Che la voglio far vedere. Uh-huh. Allora, voi vedete questo quando noi registriamo. Sì. Okay, che sono tutti i nostri pupazzetti e tutte le cose. Fai vedere cosa c'è dentro. Le scorte di cibo per l'inverno. Non so se si vede bene cosa c'è lì dentro. Sono persone terribili. Perché fa
facciamo queste cose? Lì c'è la scorta di cibo per le merende mattutine e serali. Sì, anche mentre faccio i miei video ogni tanto mangiamo qualcosa, tiriamo fuori qualcosa dal puff. Possiamo far vedere anche un po' l'altra stanza? Allora, sì, questa qua è la stanza dove registriamo, non so se si capisce quanto è grande, comunque abbastanza piccola, fa comodo piccola perché per l'audio è meglio. Questi pannelli non sono in tutto il muro semplicemente perché servivano semplicemente a togliere l'eco, non isolano, questi pannelli purtroppo non servono ad isolare. E abbiamo messo anche lì dietro che si saranno visti tanto. Esatto, invece... E quindi, no vabbè, penso si capisca, abbastanza piccola, invece poi c'è la stanza dove dormiamo, in corsa se dobbiamo andare. Che è esattamente dritta da dove eravamo. Che freddo qui dentro! Qui ci sarà un buio improponibile rispetto all'altra stanza e anche più eco di sicuro, però vabbè. Allora, la nostra stanza è decisamente più grande rispetto allo studio. E prima registravamo qui. Guarda, se lo ricorderanno. Il muro con gli orologi se lo ricorderanno tutti, secondo me. Ve lo ricordate i primi video? E anche la parete blu. Una cosa però che i consolini non sanno è che oltre a quegli adesivi, perché sì, questi orologi sono degli adesivi, guardate, sì, ecco. La dimostrazione è questo, che costantemente si stacca, non sappiamo col bene perché. Il colore del termosifone si stacca. Esatto. Ne abbiamo altri di adesivi che sono nella parte del letto, che il letto è questo qua così bellino. Un letto e abbiamo piccolino. Delle nuvole. Poi lì abbiamo un quadro che ci siamo comprati dai cinesi a tipo 15 euro. Perché e siamo lì poveri. Ciò che ci rende felice è d'estate ed inverno. Probabilmente ne dovremmo mettere uno anche nello studio per quest'estate, ma ancora non lo sappiamo. Un altro bellissimo tappeto comprato da poco. Neanche dell'armadio che non abbiamo mai messo. Lo facciamo vedere dopo. Qua c'è il letto con TV che è bella grande che abbiamo da qualche anno. Qui sotto c'è Sky e la PlayStation 4. Distruggendo tutto. Quindi praticamente noi finiamo di registrare, finiamo di lavorare, intorno alle 21 ci rimettiamo in questa camera e passiamo il tempo o con Netflix o con Sky o con la PlayStation. Assolutamente. Qui c'è l'armadio di Ferinichi a cui non abbiamo montato le ante perché siamo pigri. Si può far vedere la roba, non si può. Qui c'è un disastro che è ancora peggio. Questo prima era tutto conservato in vecchi mobili che abbiamo buttato, non abbiamo ancora comprato. Sì, questi sono i residui del trasferimento che abbiamo fatto nell'altra stanza che non abbiamo finito di sistemare. Sì, poi, non abbiamo messo un po' di questa sistema. È la gioia mattutina di Ferenichi. Il mio regalo di compleanno più bello questo, la macchinetta del caffè, senza cui io non potrei vivere, questa è proprio la mia gioia, quello che mi permette di svegliarmi di buon umore, il caffè. Quindi se Ferenichi è felice è solo per quello. E poi più o meno basta, qua nella TV abbiamo questo aggeggetto, sì, perché sono interessanti secondo me queste cose, che sarebbe il Google Chromecast, che praticamente noi attacchiamo la TV e ci permette di gestire tramite il telefono la TV, tipo apriamo l'applicazione di Netflix e guardiamo Netflix in questo modo. Vi parliamo di un po' di novità e lasciamo la sorpresa migliore per la fine. La sorpresa, ragazzi, allora io lo voglio dire. Torniamo lì che c'è più luce. Vieni verso la luce. Allora, se lo speciale è uscito un po' in ritardo è proprio perché abbiamo ordinato questa cosa che ci è arrivata stamattina. E quindi stiamo facendo lo speciale oggi, l'abbiamo fatta sta per voi, speriamo che vi piacerà. Esattamente. Un pensierino per ringraziarvi, insomma. Esattamente, comunque. Perché non ci bastava fare questa cosa, volevamo aggiungere un tocco, perché siamo davvero grati soprattutto del fatto, non tanto magari 50.000 iscritti, ma proprio di quanto state guardando tutto quello che proviamo a fare. Sì, assolutamente. In questi ultimi due mesi abbiamo fatto un cambio drastico da un sacco di Roblox ad altri generi. Siamo stati obbligati a farlo perché Roblox, l'avete visto, chiunque gioca a Roblox ha notato che da due mesi non escono mappe, quindi siamo stati obbligati a fare questo cambio drastico, ma siamo sinceramente molto felici. E la cosa più bella è stata che voi ci avete permesso questo cambio. GTA Survival, che c'è stato prima Raft, poi adesso con Raft, Astronish, Stranded Deep. Insomma, giochi per cellulare che nessuno conosce, come Potion Punch ad esempio. E ci avete guardato in tantissimi e tantissimi, ve lo siete scaricati. Questa è la cosa più importante per noi, ovvero che ci date proprio la possibilità, qualsiasi cosa registriamo, è fantastico. Quindi, questo è davvero fantastico. Ci tenevamo davvero a ringraziarvi perché siamo super mega felici. E un po' di cose importantissime. In questo video ci sarà un cambio dell'outro, perché praticamente, non so se tutti lo sanno, ma il nostro primo video è stato pubblicato il 1 febbraio. In questo momento quel video è anche nascosto, però dettagli. Perché era brutto. Comunque il 1 febbraio noi facciamo un anno con questo canale. Quindi, visto che si sta avvicinando l'anniversario, cambiamo tutto. Cambiamo l'immagine del profilo, cambiamo il banner, cambiamo l'outro. Solo l'intro resta perché l'intro ci piace molto. Tutto il resto cambierà.
E ci sono un po' di novità. Quindi alla fine di questo video vedrete la nuova outro. Guardatela assolutamente, che vogliamo sapere se vi piace. Diteci giusto, sì? Se vi piace, perché ci abbiamo lavorato tantissimo io e Steph. Abbiamo cercato di fare qualcosa di originale, sì, esatto, e che nessuno fa. E sinceramente siamo soddisfatti. Parecchio, ci teniamo molto. Secondo noi è davvero davvero carina, quindi mi raccomando, guardatela. Esatto, poi fotoprofilo, la fotoprofilo cosa più, facciamo una roba particolare. Ovvero, oggi su Instagram, two players on console, scritto tutto attaccato, semplice, ma vi lasciamo anche il link sia nei commenti che in descrizione, troverete tre foto. Sono le tre foto che potranno essere la nostra nuova fotoprofilo su YouTube. Quale vincerà? Quella che avrà più likes tra qualche giorno. Magari, cosa ne so, aspettiamo 3-4 giorni, esatto, giusto per darvi il tempo a tutti di votare. La foto che avrà più likes in quel momento diventerà la nostra nuova fotoprofilo su YouTube. Quindi vi diamo la possibilità di scegliere tra tre foto che ci siamo fatte. Sono fantastiche. Le abbiamo fatte parecchio diverse l'una con l'altra, così avete proprio una, diciamo, un voto molto importante, perché deciderete una cosa, sì, che rimarrà per tanti mesi. Rimarrà davvero per tantissimo. Cioè, pensate, sì, che quella di adesso è rimasta per un anno, esatto. Quindi la sceglierete voi. Mi raccomando, votate quella che vi piace di più. Ci non mettete like a una tutte, roba super votate importante, quella che vi piace di più. Così per la sceglierete voi. Esatto. Per il resto adesso cambieremo un pochettino l'utilizzo di Instagram e Facebook. Facebook lo inizieremo a utilizzare un po' come una specie di blog, dove vi faremo sapere in modo un po' più dettagliato cose di noi, sia del lavoro, cosa ne so, quanti video abbiamo registrato in quella giornata, che giochi stiamo giocando per magari per il futuro del canale, certo, cosa uscirà magari in quella settimana, tutto questo genere di cose. Mentre su Instagram semplicemente ci saranno le peggio scemenze a livello di foto. Vi voglio far vedere una cosa, mettila giù. Cosa? Guardate questa cosa. Dammi. Vieni. Vieni. Ho paura di te. Vieni. No, vuole stare al sole, altro no, che paura. Baci tu, baci. No, non ci vado. Ha deciso di prendersi il sole rispetto a venire da noi. È arrivata. Ta-da! Chissà che cos'è, non lo capirà nessuno. No, però non è come la torta dei 10.000 iscritti, perché c'era stata anche la torta dei 10.000 iscritti. Allora aspetta, non sono sicura di aprirla dritta, quindi non vorrei aprire, poi c'è stato scritto la cosa. Allora aspetta, vai, controllalo. È giusto. Ok, ci siamo? Ta-da, questa è personalizzata tutta per voi, perché guardate cosa ci abbiamo fatto scrivere. Mi immagino la pasticceria cosa avrà pensato, capito? Non avrà capito nulla, però l'abbiamo fatta tutta per voi. Purtroppo non ve la possiamo offrire, perché questa è la cosa più brutta, che poi ce la dovremo mangiare tutta noi. Però diciamo che Ferenichina è triste. Però facciamo che come se la mangiaste anche voi, perché l'abbiamo fatta totalmente personalizzata per questo speciale. E ci è arrivata proprio stamattina. Mi sembra buonissima. Sì, l'abbiamo presa. Guardate il cioccolato bianco, cioè guardate bene quanto... No, devi farla vedere bene quanto è buona, cioè guardate. Ce n'è anche qua cioccolato bianco, quindi è sia sopra che qui. Dentro dovrebbe essere tipo panna e non mi ricordo mai cosa c'è dentro, però è dire che la mangiamo spesso questa torta. Sì. Però lo stesso non mi ricordo cosa c'è dentro. Magari facciamo l'assaggio su Instagram con un video. Sì, vero? Ha senso. Possiamo fare anche quello. Così vedo la nostra reaction sulla torta. No, è buonissima. Questa pasticceria fa davvero buonissima, e quindi abbiamo deciso di farla proprio personalizzata per questo speciale. Esattamente. Dai, credo che abbiamo detto tutto, quindi ricordatevi di andare a votare su Instagram, di iniziare a seguirci un pochettino di più Facebook e Instagram in generale, di farci sapere se vi piace la nuova outro. Troppe cose abbiamo chiesto, troppe cose. Sì, un sacco di cose. Per il resto nel canale in questo periodo ci saranno più o meno 3 GTA, 2 Stranded Deep, 2 di Roblox e 2 giochi un po' a caso tra i Monumental che abbiamo fatto uscire ieri, qualche gioco per telefono e così via. Comunque saranno 9 video, perché sabato e domenica cerchiamo sempre di farne 2. Esatto. Le live invece, visto che ci state chiedendo sempre, non sappiamo quando rientrano, perché appunto stavamo preparando tutto questo, esatto, stiamo facendo tutti questi cambiamenti in canale. E visto che sono una cosa in più che facciamo ogni tanto, al momento sono in pausa, sistemiamo tutto, finiamo di fare tutto e tornano. Preferiamo fare bene i 9 video che fare magari un po' peggio i 9 video e fare anche le live. Certo, anche perché stiamo finendo ogni giorno tardissimo, appunto per fare l'outro ve l'ho detto tantissime ore. Poi devo ancora finire di preparare le foto profilo da mettere oggi stesso, perché ovviamente abbiamo cercato di farlo in particolari, quindi sì, stiamo facendo tantissime cose e manca ancora quella copertina del canale. Esatto, quindi, che sarà forse il lavoro piuttosto di tutti. Comunque dai, ci fermiamo così, speriamo che vi sia piaciuto questo speciale di 50.000 iscritti, vi ringraziamo davvero ancora tantissimo. Il prossimo obiettivo sarà i 100.000, che
Ce la facciamo, consolini. Arriverà, prima o poi arriveranno. Io, guarda, rifacciamo la torta con 100.000 consolini. No, ma la rifacciamo? Facciamo tipo... No, facciamo, aspetta, qualcosa di diverso. Tipo una torta così alta. Ci facciamo una scritta nel muro in alto con scritto 100.000. Sì, assolutamente. Ti piace? Sì, sì. No, comunque, sì. No, ce la faremo. Stavamo pensando, visto che ormai questa parete è vuota da qualche mese, che ormai aspettiamo i 100.000 nel caso ci mettiamo la targa che ci sarà dei 100.000. Poi arrivano fra 5 anni. Che arrivano sempre in ritardo. Quindi rimarrà vuoto il muro per anni e anni. Però sarebbe bello, perché comunque sì, lì si vede molto dalla mia webcam. E quindi almeno avreste un punto in cui vedete costantemente, certo, la targa, certo. Che secondo me sarebbe bello. Quindi niente, dai, cerchiamo di essere super mega felici. Vediamo un pochettino a quanto arriviamo entro il primo febbraio. Ma probabilmente sarà tipo 52.000, dato che adesso siamo a 51.000. E niente, ci fermiamo così, ragazzi. Ciao ciao, ciao!